Ciao a tutti, è il bastardo Outlaw Picker per voi, per la Honky Tonk School Ukulele Academy di Torino. Quest'oggi parleremo di una tecnica che si utilizza moltissimo per fare il suono staccato, il cosiddetto staccato che si parla, di cui si parla tecnicamente. Ed è molto usata sia per dare un'accezione molto ritmica alla musica in generale, ma ovviamente è una tecnica molto usata nel jazz e in questi generi qua, no? Per esempio, come vedete io ho utilizzato questo suono che non è continuo, no? Ma è staccato. Come ottengo questo suono? Tecnicamente si chiama dumping, proprio dal verbo tamponare. Si fa in tre modi tipicamente sull'ukulele. Il primo modo per eseguire il dumping, innanzitutto è il modo più comodo ed è quello anche che ci porta ad utilizzare un certo tipo di accordi. Il primo modo è quello che utilizza un rilascio della pressione che abbiamo sulle corde, ma senza togliere le dita, non così, semplicemente suono, rilascio la pressione, ma lascio le dita a contatto, cioè smetto di far vibrare le corde, tengo i polpastrelli a contatto che stoppano le corde. Questo è il primo tipo di dumping, che implica che tutte le corde vengano tastate, inteso come su ogni corda deve esserci un dito, o un dito che copre tutte le corde, perché ovviamente se io voglio fare il dumping su un sol maggiore, qua non c'è un dito e quindi avrò sempre la corda che risuona. Cosa che live magari potete anche fregarvene, perché comunque live ci porta a poter sfruttare un certo tipo di, una certa qual tolleranza nella performance, che se anche il suono non è perfetto siamo live, magari abbiamo bevuto un po', la gente non sente, fa casino. Ma il momento in cui registrate questa roba qua diventa una cosa che non vi fa andare avanti se non sapete gestirla. Allora, prima forma di dumping, quando tutte le dita, per esempio nel caso dell'accordo di Do maggiore, sono sui tasti e sulle corde. Suono e subito dopo mollo. E questo ci permette. Secondo modo per fare il dumping, entra in gioco quando ci ritroviamo a dover fare il dumping o a volerlo fare su accordi che implicano anche delle corde che suonino libere, a vuoto. Esempio, il Fa. Se io volessi fare questo Fa maggiore e farci un dumping, faccio il dumping sulle due corde che vengono premute, ma le altre suonano e viene una schifezza di suono. Allora entra in gioco il mignolo, che a differenza di come dichiara qualcuno è un dito che va usato. Abbiamo quattro dita dove si può, che possono essere usate per schiacciare i tasti, usiamole tutte. E il mignolo, vedete che io faccio lo stesso dumping che facevo prima con tutte le dita sulle corde, ma utilizzando il mignolo che suona, cioè scusate, suono con la mano destra ovviamente, e il dito si va a appoggiare, ma non a schiacciare i tasti, così, se no sentite che fa un altro suono. Devo andare solo a contatto delle corde, in modo da fermarle, da fare il solito dumping. Questo è il secondo tipo di dumping. È molto comodo quando si suona e si vuole fare il dumping, come spiegato quando vi ho spiegato la posizione da in piedi, perché comunque se qua lo possiamo fare, qua diventa un casino farlo in altri modi, per cui il mignolo ci torna utile. Terzo tipo di dumping, che è comodissimo quando si suona l'ukulele da seduti, entra in gioco la mano destra ed è sempre utilizzato quando abbiamo accordi con delle corde libere,
che, come detto prima, non suonerebbero, cioè suonerebbero e darebbero fastidio. Mano destra si suona. In questo caso la mano si tiene aperta. Comincia a entrare in gioco questa impostazione. Osservatela bene. La mano è aperta, il dito è l'indice è piegato e sempre a una discreta distanza dallo strumento. Le altre dita non devono andare a impicciare sulle corde. E suono e giro, stoppando la corda. Vedete che io faccio questo, appena caduta giù la mano, giro, quindi cade e gira, cade e stoppa, con un movimento che non deve essere questo, ma deve essere questo qua, quindi la mano. Più facilmente si usa spesso un'unione dei, almeno di questo e di questo, facendoli tutti e due. Questi brevemente erano i tre tipi di dumping che vi torneranno molto utili per dare grande ritmicità a quello che suonate e evitare, ritorniamo al solito discorso, di fare i macinini. Che ci si può anche evolvere da quello stato. Il bastardo vi ringrazia, vi saluta, iscrivetevi al nostro canale YouTube e ciao a tutti.